concentrerei da martedì da subito alla gestione del risultato, quindi a continuare a fare quello che avete fatto benissimo il primo tempo. Non... però è accompagnato da un calo mentale, da un calo tecnico, da un calo di preparazione, insomma tutto un insieme che è troppo secondo me, ripeto. E cosa, ci ritroviamo a dire più o meno le stesse cose. Allora, calo fisico secondo me meno delle altre volte, un po' di approccio mentale sia all'inizio sia nel tempo, poi la gestione, sono tre cose messe insieme. La gestione del risultato vuol dire che noi dovevamo continuare a palleggiare come abbiamo fatto il primo tempo, senza disunirci, senza provare a verticalizzare costantemente. Dovevamo avere, è chiaro però, che in qualsiasi tipo di preparazione, in qualsiasi partita, non è pensabile che tu tenga 90 minuti o comunque gestisca la partita 90 minuti, soprattutto quando l'avversario va in svantaggio. Prova a fare qualcosa, sposta gli equilibri, prende l'iniziativa. Il problema è il fatto è di gestire questa iniziativa. Alla fine della festa, però, le conclusioni di Piacenza sono state molto poche. Quindi io mi concentrerei da martedì da subito alla gestione del risultato, quindi a continuare a fare quello che abbiamo fatto benissimo il primo tempo, non smettere di farlo, ed è la, secondo me, la cosa su cui ci dobbiamo migliorare e dove dobbiamo fare qualcosina in più, perché al momento quello che facciamo, che secondo me è sempre in miglioramento, non ci basta per prendere quello che meritiamo. Quindi io per primo da martedì ancora lì sul pezzo, provare a migliorare il migliorabile, senza però gettare quello che stiamo facendo, perché è una cosa importante, la squadra fa. Non è abbastanza. Io per primo da martedì ancora lì, avanti. Abbiamo visto un bel primo tempo, però ecco, cioè il gol a noi ci fa sempre male, invece di aiutarci ci fa sempre, cioè è un fatto anche secondo me proprio psicologico forse. E subentrano dopo un po', adesso dobbiamo vincerlo però. Però ecco, lei dice gestire la partita. No, gestirla nel senso che ci sono nel momento in cui l'avversario forza o comunque prende iniziativa, lì non devi smettere di fare quello che hai fatto. Man mano che la partita va avanti, se non gli concedi le opportunità e continui a palleggiare, trovi la possibilità di andarla a chiudere, perché noi alla fine del primo tempo ce la siamo detti, guardate che ragazzi, noi sappiamo che da qui, da come usciamo da qua, è successo spessissimo che siamo stati artefici del nostro destino negativo, andiamo a cercare il secondo, è anche vero che però le partite si possono vincere 1-0, ma è per forza che dobbiamo farne due, dobbiamo essere più bravi, io per primo. Sì, la sensazione è che questa squadra non abbia gli uomini per gestire i risultati. Insomma, è una squadra che quando affronta la squadra, quando pressa, riesce a pressare come nel primo tempo, certo che però... dà il meglio di sé. Poi quando deve gestire... è vero, però torniamo a tante cose, ma la gestione devi saperla fare in alcuni 90 minuti, è impensabile continuare a pressare, a dare per 90, per qualsiasi tu preparazione tu faccia. Poi possiamo dire tante cose, no? Si parla di gestione in quel senso, non significa non provare a fare il secondo gol, significa nel momento in cui l'avversario sta forzando, continuare a fare i movimenti, palleggiare un po' di più, avere un po' meno fretta di verticalizzare, e lì ci vuole la personalità di rischiare anche lì qualche passaggio. È chiaro che puoi provare puoi rischiare di perdere qualche palla in mezzo, ci sta, ma se la calci costantemente su, torniamo indietro. Invece noi adesso penso che stiamo sviluppando bene la manovra, insomma, squadra che gioca, un mese e mezzo fa calciavamo sulla palla dritta, ogni tanto c'è questa reminiscenza e dobbiamo togliere, insomma, però lavoriamoci su, ripeto, in settimana, prendendo le cose positive, sappiamo tutti che dobbiamo fare ancora qualcosa di più, quello che, ripeto sempre, non basta, è il dato oggettivo, quello che stiamo facendo è buono, ma non ci basta, e avanti. Poco fa è venuto in conferenza stampa Luciani, no? E l'abbiamo visto convinto di aver dato tutto, di essere uscito dal campo, insomma, con la maglia sudata, però arrabbiato perché ancora una volta non è arrivato il risultato. Ecco, questa mancanza di risultati può far creare nella squadra una forma di nervosismo? La mancanza della vittoria in casa, perché abbiamo una certa continuità, certo, dei risultati. Ci manca la vittoria in casa e la vogliamo con tutte le nostre forze, l'abbiamo preparata nei migliori di modi, abbiamo creato grandissime difficoltà a Piacenza e poi l'abbiamo risubita più o meno nelle stesse modalità che sono già successe. Questo fa una rabbia tremenda, però
ti dà anche la forza di andare, sai dove andare a lavorare, perché il problema sarebbe non sapere dove mettere le mani. Adesso questa cosa c'è e ci proviamo, proviamo a farla, proviamo a, a sistemarla. Ci abbiamo provato, a un certo punto forse ci ha preso quel braccino del tennista, che non deve succedere, ma ci avevamo detto in spogliatoio, continuiamo, andiamo a cercare il secondo gol, non ci fermiamo lì. E adesso il proposito c'è, non ci riesce lo sviluppo del proposito. Ripeto, continuiamo a, però a fare quello che facciamo dal primo secondo, lì è la squadra forte. E oggi la marca maggiore perché francamente si è sofferto meno anche nel secondo tempo di altre volte. Esatto. Infatti se voi avete visto anche certi allunghi che hanno fatto i giocatori in mezzo al campo, comunque sono stati diversi dal punto di vista della gamba, della tenuta, quindi il discorso fisico è stato sì ma non così predominante come, e in effetti non si è visto un Piacenza che ha creato tante possibilità. Noi però da conto nostro, visto che stavamo un pochino meglio, dovevamo provare, sì, continuare a giocare in maniera come abbiamo fatto il primo tempo, è lì la differenza. Però, ripeto, prendiamo le cose positive e lavoriamo su queste qua che sono chiare, sono evidenti, dobbiamo fare qualcosa di più. Adesso purtroppo non ci basta. Magari da un momento che faremo cose in meno prenderemo i punti. Al momento non ci riusciamo. Cosa vera è che ci proviamo, questo sì, questo è indubbio. Forse mister anche tra, al di là dell'assenza in difesa che comunque Talarico ha fatto, fatto molto bene, bravissimo. Al di là di quello, non è sicuramente il momento perché sono passaggio societario, però forse anche guardandosi in panchina non è che ha tutte queste scelte per provare. Io ci sono dei ragazzi che però quando entrano bene, quindi io ho massima fiducia del mio gruppo, e quindi se oggi Talarico ha fatto un ruolo che non ha mai ricoperto nella sua vita calcistica e lo ha fatto con una personalità.